Cucciolino la sua prova l'aveva raddrizzata dopo essere partito in difficoltà, un ottimo finale di primo tempo, poi peccato per le 22 palle perse, per alcune decisioni arbitrali che privano Avellino di un successo contro i campioni d'Italia. Ma noi in maniera un po' inspiegabile siamo partiti un po' troppo soft e questo ci è costato poi uno sforzo ulteriore per poter arrivare più due all'intervallo. Però siamo stati bravi a riprendere anche grazie all'aiuto del pubblico e l'aver alzato un po' l'intensità difensiva e aver corso un pochino di più, essere stati un pochino più aggressivi. Poi è chiaro che quando perdi di un punto, perché poi l'ultimo punto è stato fatto sul tiro libero, quindi a farlo apposta, quando perdi di così solamente in questa maniera, è chiaro che hai grande dispiacere per aver perso per qualche episodio. Abbiamo preso tanti tiri aperti buoni nel terzo e nel quarto tempo sul lato opposto dell'inizio dell'azione e purtroppo non siamo riusciti a concretizzarlo. Chiaro che se avesse fatto canestro Alex Hacker alla fine saremmo qui tutti a parlare di un'altra gara, però malgrado la grossissima delusione e il rammarico e dopo la partita, questo momento chiaramente il mio sentimento è quello di grande dispiacere, però in maniera molto oggettiva abbiamo vinto 96-89 la valutazione, abbiamo fatto una partita di grande ardore, abbiamo fatto una partita contro una squadra di ottimo livello e quindi di questo ne dobbiamo essere contenti sul procedimento della nostra crescita, del nostro miglioramento. Ci mancano i due punti che sono la cosa più importante, però insomma si va avanti. Parlavamo degli episodi, Avellino può recriminare per la gestione dei falli tecnici fischiati nel finale? Non commento, io ne ho preso uno, quindi faccio mia colpa. Per me è stato veramente esagerato, perché però mi è stato richiamato la prima volta, non ho parlato. Sul primo richiamo non c'entra assolutamente nulla, sul secondo ho detto passi, è stato fischiato fallo tecnico, è costato un punto, però ecco, diciamo che fa parte del gioco e quando si gioca con squadre che giocano in Eurolega con una fisicità maggiore ti devi subito adeguare, devi subito cercare di alzare l'intensità fisica. Però poi abbiamo perso per qualche episodio, per qualche palla persa di troppo, per qualche rimbalzo d'attacco stupido concesso per una mancata rotazione da tagliafuori e soprattutto per 3-4 tiri aperti e anche i due tiri liberi. Abbiamo fatto 18 su 20, due liberi li abbiamo sbagliati nel momento più importante della gara, negli ultimi due minuti, quindi c'è tanto da recriminare, c'è tanto da mangiarsi le mani, però questa è anche la pallacanestro, che abbiamo fatto la partita secondo me di altissimo livello, siamo usciti dall'applauso, abbiamo lottato come dei matti, abbiamo fatto vedere che siamo una squadra che non ci sta a perdere, secondo me abbiamo mostrato anche una buona pallacanestro, magari non per tutti i 40 minuti, però per buonissima parte. Per la prima volta abbiamo preso molti più tiri liberi della squadra avversaria perché abbiamo servito molto più la palla dentro. Ecco, forse l'unica mia recriminazione è che gli ultimi 5 minuti ci siamo ostinati un pochino a giocare fin troppo pick and roll, quando magari qualche indicazione maggiore nel mettere la palla a spalle a canestro come stavamo facendo è stata un po', diciamo, con una cattiva esecuzione. Conferme sono arrivate questa sera, avevamo detto più volte in prestagione, l'avvio di campionato era complicato, dopo Sassari può iniziare una fase diversa per Avellino dopo tante conferme, soprattutto Buve e Nannelli, in più anticipavi il problema legato a Pini che si allunga e sarà fuori. Sì, noi abbiamo fatto una scelta societaria che è quello di cercare di curare Pini definitivamente per il suo dolore alla schiena e quindi andrà a fare una particolare terapia e ci priverà di questo giocatore per un periodo di tempo un po' indefinito, ecco, che vedremo piano piano come verrà, perché pensiamo e penso che una gestione con un po'
ad allenamento, poi si ferma, poi il giorno dopo sta fermo, poi il giorno dopo riprende, poi per noi non era funzionale per noi, non è corretto a livello etico e morale per il ragazzo che doveva continuare a sopportare questi dolori, e quindi cerchiamo di fare la miglior terapia d'urto possibile per poter far sì che lui possa poi riprendere con la squadra in maniera buona. Siamo uno in meno, però ci abbiamo Salvatore Parlato in quel ruolo, chiederemo uno sforzo maggiore a Naneli nel 4, a Severini ha Parlato, e quindi cercheremo di fare del nostro meglio sperando di recuperarlo pieno. Grazie.